E adesso ce ne andiamo in Africa, o meglio, è l'Africa che viene da noi, in quanto in studio ci hanno raggiunto gli amici del club italiano Namibia, Umberto Minni, attivo dal 2020. Esatto, Gigi, e diamo un caloroso benvenuto a Marcello Ricoveri, il vicepresidente del club, Maria Cristina Poncini, responsabile culturale, e una vecchia amica di Patrimonio TV, Alessandra Laricchia, responsabile eventi e comunicazione. Ciao Alessandra! Ciao Mike, ciao Luigi e un saluto a tutti gli spettatori di Patrimonio Italiano TV. Dalla Namibia, lo ricordiamo, qui nei nostri studi a distanza, Maria Cristina, che cos'è il club italiano e le attività che Il club svolge? italiano è nato purtroppo in un periodo difficile, e cioè proprio all'inizio della pandemia. Ed è nato avendo come spunto la possibilità di utilizzare una ricca biblioteca appartenuta a un concittadino italiano che aveva passato qui in Namibia gli ultimi anni della sua vita. La vedova ha lasciato, diciamo, in uso alla comunità italiana questa grande biblioteca di più di 3.000 volumi, e l'idea di poterla utilizzare e mettere a disposizione dei nostri connazionali ha fatto sì che si decidesse di creare questo club, che poi naturalmente ha svolto anche successive attività, vero Alessandra? Sì, il club italiano in Namibia, intitolato appunto a Carlo Umberto Minni, è fondamentalmente cerca di essere un po' un punto di riunione, un punto di riferimento per la comunità italiana in Namibia, che è abbastanza piccola, e fondamentalmente cerchiamo di organizzare eventi, sia appunto semplicemente sociali sia culturali. E quindi organizziamo quelle che sono cene, incontri, lezioni di cucina, di cui Maria Cristina è una delle insegnanti più esperte. Organizziamo anche piccole conferenze su temi, piccole visite culturali, insomma, cerchiamo di rivolgerci comunque sia alla comunità italiana, ma anche semplicemente ai namibiani e agli expat presenti qua in Namibia che sono interessati alla cultura italiana, al modo, allo stile di vita italiano, e quindi che hanno piacere a prendere parte. La mancanza di ambasciata, l'esigenza di rappresentare la comunità italiana. È per questo motivo che è nato il club? Sicuramente anche per questo, perché purtroppo l'ambasciata è stata chiusa oramai da parecchi anni, e quindi si è sentita veramente un po' con la mancanza di una presenza culturale e istituzionale nel paese. Logicamente il club non può competere con un'ambasciata, però stiamo cercando appunto di risvegliare l'interesse per il nostro paese, sia tra i namibiani che tra i nostri connazionali che vivono qui, alcuni oramai da tantissimi anni, e quindi che si sono molto inseriti nella vita locale. Noi speriamo che appunto queste nostre iniziative col tempo vengano apprezzate e che possano essere portate avanti sempre più spesso e con sempre maggior interesse da parte di tutta la comunità, sia italiana che straniera. Marcello, com'è la comunità italiana in Namibia? La Namibia è un paese molto esteso, rappresenta più o meno quasi 900.000 chilometri quadrati, con una popolazione che non raggiunge i 2 milioni e 7, quindi molto esteso con una densità scarsissima. La comunità italiana nasce, diciamo, forse probabilmente alle origini del secolo scorso. Quando i primi, diciamo, costruttori che lavoravano in Sudafrica si spostarono in Namibia per alcune opere infrastrutturali. A seguito di questa piccola emigrazione venne poi, dopo la guerra, il grosso della comunità, sempre di imprenditori principalmente nell'edilizia,
cui ha fatto seguito, diciamo, dopo l'indipendenza, grosso modo dopo l'indipendenza, un nutrito numero di operatori nel settore turistico. In tutto più o meno la comunità non raggiunge le 300 unità, diciamo siamo sotto le 300 unità, quindi è una piccola comunità. Alessandra, ci anticipi i prossimi eventi? Allora, vabbè, il prossimo evento, diciamo, ovviamente di grande rilievo che sta a cuore a tutti gli italiani è il 2 giugno, che sicuramente anche noi festeggiamo in una forma ovviamente semplice perché siamo una piccola comunità, però organizziamo un bel brindisi il 2 giugno a ora di pranzo per tutta la comunità italiana. Poi stiamo creando delle partnership con altre associazioni, proprio perché si tratta di comunità piccole, eccetera, cerchiamo di allargarci, e quindi c'è l'Associazione delle Donne Internazionali, IWAN si chiama, International Women Association of Namibia, con cui abbiamo creato una partnership. Avremo il 31 maggio, martedì prossimo, un evento tutti assieme, un morning coffee con tutte le signore, aperto a tutte le signore, quindi del nostro club e della loro associazione, assieme anche alle spose dei diplomatici. Insomma, cerchiamo di creare tutta una grande famiglia. Poi sicuramente abbiamo uno dei nostri laboratori di cucina, in cui appunto Maria Cristina sarà sicuramente una delle insegnanti assieme alla presidente Franca, e il 20 agosto faremo la pasta fatta in casa assieme al ragù, come insegnanti Maria Cristina e Franca, che è la presidente del club, che insegneranno a fare la pasta fatta in casa, la pasta fresca, assieme al tradizionale ragù. E poi avremo sicuramente a seguire a settembre una cena di gala, diciamo, una cena com'è, e un concorso di lasagne. Quindi più o meno queste sono le attività prossime di questi prossimi 3 mesi, fondamentalmente. Ale, io voglio chiuderti con una domanda particolare. Vorrei chiederti se questa è per te la prima volta che intervieni a distanza in uno studio virtual remote. Sicuramente è per me la prima volta partecipare in questo modo ad un'intervista, e anzi questo metodo innovativo, secondo me, anzi faccio i complimenti a te Mike, a Luigi, perché comunque è un modo per portare la comunità italiana, per farla sentire più vicina comunque, sebbene virtualmente, ma ci sembra di essere tutti più vicini l'uno all'altro, quindi mi sembra una idea grandiosa. Grazie mille Alessandra, grazie mille ovviamente al Club Italiano Namibia Umberto Minni.